Manfred? Manfred? C'è nessuno? Qual era il vero intento del mio incontro con Charles Kramer al golf club? Perché si preoccupa tanto del fatto che io stia investigando su suo figlio? Non dovevo portarla con me. Sì, prova a dare una mano, ma è solo d'intralcio. Più tardi le dovrò parlare. Non è cambiato molto dall'ultima volta. Polvere e orologi. Tic, tac, tic, tac. Salve, Manfred. Chi è? Scott. Scott Shelby. Ti ricordi? Scott? Scott! Oh, ma sì, certo! Lieto di vederti. Quanto tempo? Circa 10 anni, credo. Oh, alla mia età il tempo non significa granché. Io riparo orologi, ma il tempo cerco solo di dimenticarlo. E tu? Sei ancora nella polizia? Oh, no, ho mollato. Ora sono un investigatore. Lei è Lauren, è un'amica. Salve. Buongiorno, signorina. Beh, io dico che dobbiamo festeggiare. Ho giusto qualcosa. Aspettate. Sono sicuro di avere una bottiglia di scotch qui, da qualche parte. È bello rivedere Manfred, proprio come ai vecchi tempi. Scott, lo faresti un favore a un povero vecchio? Digli di richiamare questo pomeriggio. Certo, subito. Pronto? Sì, è il negozio di Manfred, ma ora non può rispondere. Potrebbe richiamare nel pomeriggio? Grazie. Allora, ai vecchi amici. Vorrei che tu dessi un'occhiata a una busta. Forse potresti dirmi qualcosa sulla macchina usata per scrivere l'indirizzo. Vediamo un po'. Potresti passarmi la lente di ingrandimento vicino alla cassa? Certo, grazie. Subito. La mia vista diventa sempre più debole. Grazie. Adesso vediamo un po' che cosa ha da dirci questa busta. Una Royal 5. Sì, certo. La forma della T e della F è tipica di quel modello. Prodotta tra il 1907 e il 1924. Sì, non c'è alcun dubbio. È una Royal 5. Ci sono molti posti che effettuano queste riparazioni? Ho comprato dall'azienda l'intero stock dei pezzi di ricambio per una miseria. Nel 64. Li avrebbero portati in discarica. Così li ho presi io. Chiunque macchina del genere funzionante è sicuramente passato da me, o passerà prima o poi. Questa macchina è un modello raro? No, sono piuttosto comuni. Chissà quanta gente ne possiede una e la tiene a prendere polvere in soffitta o giù in cantina. Tieni un registro dei tuoi clienti? Oh, sì, certo. Se non altro di quelli che pagano. Potrei dare un'occhiata al registro? Sì, ma certo. Tengo i miei libri contabili nell'ufficio.
Se non siete di fretta, ho un elenco di tutti i clienti che hanno comprato una Royal 5 o ne hanno portata una a riparare. Sì, ci sarebbe molto utile. Oh, lieto di aiutare. Dammi 2 minuti e torno immediatamente con la lista. Credi che l'assassino sia stato qui? Se ha una macchina da scrivere degli anni 20, forse ha avuto bisogno di Manfred per sistemarla. Lo sapremo quando avremo la lista. È da un po' che Manfred è sparito nel suo ufficio. Meglio dare un'occhiata. Lauren pensa di aver quasi scoperto l'assassino. Mi spiace per lei, ma resterà parecchio delusa. È da un po' che Manfred è sparito nel suo ufficio. Meglio dare un'occhiata. Il nome dell'assassino... Pronto? Manfred? Pronto. Ho inoltrato la sua segnalazione, mandiamo lì una pattuglia. Signore, mi servirebbero i suoi dati. Signore, pronto. Oddio. È morto. Oddio. Che fai? Chiamo la polizia. È già stata chiamata dall'assassino. Siamo il suo capro espiatorio, capisci? Dobbiamo andarcene da qui. Che vuoi dire? Non c'entriamo nulla con la sua morte. Ci trovavamo qui e basta. Non abbiamo molto tempo per trovare Sean Mars. L'ultima cosa che voglio è perdere una giornata alla polizia a spiegare l'accaduto. Allora, cosa facciamo? Tieni d'occhio la porta. Io cerco di togliere tutte le impronte che abbiamo lasciato. Facciamo in fretta. La polizia sarà qui a minuti. Che fai, Lauren? Se entra qualcuno finiremo nei guai. Sono i suoi libri contabili. Forse cercava i proprietari delle Royal quando è morto. Lascia perdere, dobbiamo andarcene subito. Dove abbiamo lasciato le impronte? Devo ricordarmelo, è in fretta. Potrebbe arrivare la polizia. Ho quasi finito. Ci siamo, ecco fatto. Hai tolto tutto.
quello che ho potuto. Non dovrebbero riuscire a rintracciarci. Forza, andiamo. Quindi, la vittima è stata uccisa mentre voi eravate nel negozio, giusto? Sì, era andato a prendere una cosa in ufficio. Poi sono andato a controllare che fosse tutto e l'ho trovato. Avrebbe dovuto chiamare la polizia immediatamente. Ci avrebbe evitato di portarla qui. Non abbiamo niente a che fare con questa storia. Ci trovavamo lì per caso. Volevo solo evitare di trascorrere qualche ora del mio tempo a dire alla polizia che non ho fatto niente. Investigatore o no, signor Shelby, non lasci la città. Se in futuro le capitasse di trovare altri cadaveri, si ricordi di chiamarci. Ok? Superi la fase delle idee. Mi aspetto una tua chiamata, Scott? Certo. Dove andiamo? Ti riporto a casa, è troppo pericoloso. Scordatelo. Siamo soci, giusto? Abbiamo un patto. Lauren, lo so che vuoi trovare l'assassino, ma non è mettendoti in pericolo che mi aiuterai. Non sono una bambina. So quello che devo fare. Troverò chi ha ucciso mio figlio e tu non mi fermerai. Adesso tu fai la brava e te ne ritorni a casa e mi lasci continuare le indagini. Ferma la macchina. Ferma questa cazzo di macchina! Sono stato un idiota. Sarà meglio andare a parlarle. Non posso lasciarla così. Farebbe qualsiasi cosa pur di trovare l'assassino di suo figlio. Questa ragazza è testarda come un mulo. Non molla proprio, eh? Lauren! Qualsiasi cosa per poterlo riabbracciare. Ti chiedo scusa. Non avrei dovuto parlare. È solo che non vorrei che accadesse qualcosa.